Amici di Food & Rider, un ciao a tutti. Benvenuti qui all'Automoto Retro. Ci troviamo nell'area Racing e proprio qui nasce un nuovo team, il Dream Team Racing. A mio fianco troviamo il pilota, diciamo pilota e presidente di questo team, Giuliano Comunian. E alla mia sinistra abbiamo Milly, che è la nostra PR ufficiale. Allora Giuliano, vogliamo parlare un attimino di questo team che nasce proprio nel 2017? Sì, allora il team l'abbiamo costituito ad inizio anno e quindi è una realtà molto molto fresca. Questa per noi è la prima manifestazione ufficiale, quindi la nostra prima uscita con le grafiche, con tutta l'attrezzatura di cui siamo in possesso. È un team giovane, motivato, e il nostro obiettivo è quello di fare drift su vari livelli. Faremo corsi drift, quindi seguiremo chi vuole approcciare la disciplina del drift e chi invece si vuole perfezionare con dei corsi avanzati. E siamo anche supportati da un bel equipaggio qui, vogliamo dire chi sono? Allora, abbiamo diversi piloti bravi su diverse specialità. Abbiamo chi va su quattro ruote e abbiamo anche chi va su due ruote, perché abbiamo il nostro amico Simone e Nicola, che praticamente loro sono molto bravi ad andare su due ruote, quindi abbiniamo due specialità spettacolari cercando di fare un unico spettacolo che coinvolga il pubblico. Poi chi abbiamo altri qui vicino? Abbiamo anche il nostro pilota ufficiale Massimiliano e il nostro collaboratore ufficiale nella persona del signor Farina. Il signor Farina, che ci aiuta a coordinare i nostri spostamenti e ci segue per quanto riguarda i lavori di carrozzeria, di ripristino di eventuali danni che vengono fatti durante le manifestazioni, nonché cambio gomme, nonché cuoco ufficiale. Ci segue anche per quanto riguarda il lato alimentazione. E siamo presso lo stand della RB Racing, concessionaria Sherco, qui con me Riccardo Ballocca. Ciao a tutti, sono qui anche quest'anno all'Automotore Tro a presentare le mie preparazioni. Nel caso specifico stiamo parlando di un Honda CRF 1000 che ho praticamente stravolto. Potete vedere la modifica che è stata fatta da questa brochure che accompagna la moto, che ho messo sull'anteriore. Nello specifico siamo partiti a riprodurre completamente da zero i piedini delle forcelle, cambiando ovviamente la forcella, mettendola di diametro maggiorato. Le piastre sono state cambiate, sostituite con delle altre piastre specifiche e di qualità decisamente superiore rispetto all'originale. Quindi tu fai queste modifiche sia nella parte estetica che nella parte, diciamo, tecnica. Tecnica vera e propria, quindi riguardando il discorso sospensioni, ammortizzatore, e poi l'abbiamo decisamente alleggerita. Già la moto è leggera di suo, con queste modifiche la moto è decisamente più leggera.